Buongiorno a tutti. Oggi è una giornata magnifica. Non so se riuscite a vedere lì in fondo che ci sono le montagne, che si vedono benissimo. Stamattina si vedevano ancora meglio. Queste sono le giornate in cui sono molto felice di abitare in pianura, che solo qui ci riescono a vedere così bene le montagne. Inoltre qui ci sono anche le nostre amiche galline che vorrebbero del cibo, però non ne ho. Comunque, oggi è venerdì, però non ci saranno nuovi video, a parte questo. Il nuovo video sarà la settimana prossima e vi annuncio che sarà un nuovo video delle liste del verde. E saranno 10 cose, adesso non vi voglio dire di più, comunque ve lo dirò, sarò un po' più preciso tra qualche giorno. E oltre a questo, e a dirvi che state un po' zitte per favore, state facendo troppo casino. Oltre a questo volevo dirvi anche che il contest si è concluso e la giuria è praticamente arrivata al verdetto. E vi farò sapere anche quello tra qualche giorno. Adesso è cominciata metamorfosi e sta finendo tra poco, domani in teoria finisce. No, anzi oggi finisce. E quindi mi ha impegnato un po'. Mi ha impegnato abbastanza tempo e non sono riuscito a fare quello che volevo fare. Comunque vi dirò chi è il vincitore e vi farò vedere il nuovo logo. Inoltre volevo anche sollevare un problema che c'è da molto, da tantissimo tempo in realtà. E cioè il problema che riguarda il definire come pesce tutto quello che arriva dal mare. Cioè a voi non dà fastidio che una piovra, una seppia o anche i gamberi e animali che non sono pesci vengano definiti pesci? A me sinceramente dà abbastanza fastidio. Mi dà più fastidio questo che non quelli che chiamano polipo e i polpi. Che quella, vabbè, anche quello è un errore, però siamo sempre nel campo degli invertebrati. Invece passare da una piovra a un pesce, qua si passa dagli invertebrati ai vertebrati, è un salto evolutivo enorme, quindi a me dà abbastanza fastidio. Non so se anche a voi dà questa impressione il chiamare pesce tutto quello che spunta dal mare. E tra l'altro anche i ricci, che sono echinodermi, vengono chiamati pesce secondo la visione globale del cibo a tavola. Tutto quello che esce dal mare è pesce. A me darebbe un po' fastidio. Va bene, vi saluto, vi salutano anche le galline, qua ce n'è una isolata e là ce n'è qualcun'altra. E vi do appuntamento a venerdì prossimo con la prossima lista del verde. Ciao verdastri!